Salto di qualità nella tecnologia ospedaliera, salto di quantità nello snellimento delle liste d'attesa per l'azienda sanitaria di Pesaro Urbino che oggi ha presentato il nuovo acceleratore lineare che da gennaio è entrato in funzione nel reparto di radioterapia del presidio ospedaliero di Muraglia. Si tratta del primo macchinario del genere acquistato dalla Regione Marche con fondi PNRR attraverso un investimento di 2.700.000 euro presentato oggi dall'assessore alla sanità Filippo Saltamartini e dal presidente della Commissione Sanità Nicola Baiocchi assieme a dirigenti e medici dell'AST. Un investimento che si inserisce in un più ampio piano di rinnovamento tecnologico. È una macchina moderna, performante, in grado di fare le principali e moderne tecniche per i trattamenti radioterapici in ambito oncologico, in grado di fare trattamenti stereotassici, trattamenti di conformazionali e anche trattamenti volumetrici. La macchina è molto rapida nell'effettuare i trattamenti. Abbiamo già trattato da gennaio 2024 circa 220 pazienti, sommando poi l'attività dell'altro acceleratore gemello, siamo quasi a 500 nuovi inizi di trattamento dall'inizio dell'anno. Quindi, se tutto va bene, per fine anno dovremmo avvicinarci al migliaio di nuovi trattamenti. L'obiettivo è anche garantire la cura a più persone possibili, perché comunque le liste d'attesa sono piene e abbiamo proprio necessità di trattare bene il più persone possibili. L'acceleratore consente dunque riduzione dei tempi di erogazione della radioterapia, diminuzione del numero di sedute e minori effetti collaterali per il paziente. Siamo di fronte al progetto tecnologicamente più complesso di tutta l'AST, macchine all'avanguardia, sistemi informativi all'avanguardia, tempi di risposta ai pazienti direi veramente buoni. Quindi pensiamo di poter dare una risposta ai malati oncologici rapida e anche confortevole. Ed efficace. I pazienti possono essere trattati in tempi brevi, non c'è quasi per niente interruzione di trattamento in seguito a guasti della macchina, anche perché abbiamo costruito un sistema che prevede due acceleratori lineari identici con possibilità di passaggio dei pazienti da una parte all'altra. Il progetto è stato portato a termine in tempi anche questi da record, perché 6 mesi dalla preparazione di un intero cantiere, quindi lavori strutturali e impiantistici, al trattamento del primo paziente, sono veramente un caso raro. La conferenza stampa è stata anche una delle prime uscite pubbliche del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria pesarese, Alberto Carelli, che nell'occasione ha ribadito, al pari dell'assessore Saltamartini, come il nuovo macchinario si inserisca in un più ampio processo di rinnovamento tecnologico ospedaliero nella sanità provinciale. Si inserisce in un piano molto più vasto. Abbiamo circa 9 milioni che ci sono stati assegnati dalla Regione Marche per i finanziamenti delle attrezzature e dovremo terminare tutte le procedure entro il 31-12-2024. Abbiamo terminato adesso i lavori di adeguamento della TAC a Pesaro, la TAC è in fase di consegna. E cominceremo la prossima settimana i lavori per la risonanza magnetica, per una nuova risonanza che andrà ad aggiungersi a quella che già abbiamo. Siamo soddisfatti e cercheremo di raggiungere tutti gli obiettivi.